Abbiamo novità rispetto all'ultima ora? Novità? Noi stiamo continuando a portare questo obiettivo, questa iniziativa, questa mia candidatura. Io mi sono messa in mostra, sì, a differenza di altri vedere. Che si nascondono. Sì, ecco. Molti si nascondono, non vedo il motivo, altri tolgono anche il saluto, non vedo neanche questo il motivo. Cioè, io ritengo che il sindaco deve essere una persona che deve aiutare il popolo. Se non ci riesco io e ci riesce un'altra persona, che ben venga, ma che aiuti il popolo una volta per tutte, basta con questi intascarsi i soldi, diventare, avere il potere per non fare poi nulla. Io aiuterò la gente, se riuscirò a conquistare la poltrona da sindaco aiuterò la gente, ma non con le parole, con i fatti. Bene, qua abbiamo una neocandidata a sindaco che rispetto combattiva e che rispetto alla volta scorsa incomincia veramente a farsi sentire. Vediamo cosa ne pensa il presidente del Partito Nazionale, prego. Viviamo in un'era in cui purtroppo le tematiche e problematiche assillano tutti i cittadini, è sempre strano. È urgo veramente persone come il nostro candidato sindaco che si facciano promotore di tutti questi temi. È sempre strano, oggi più che mai urgono queste persone veramente che si adoperano per il bene comune. La politica ormai si allontana dai cittadini, il cittadino stesso ormai non crede più al politico, ci sono troppe distanze e bisogna ricondurre il cittadino verso la politica, ma deve essere il cittadino a fare politica, non delegare gli altri per fare politica a suo nome. Noi abbiamo sbagliato negli anni a dare la nostra fiducia al Partito Nazionale, per l'indomani ci hanno abbandonato. Un comune piccolino come questo deve essere il proprio cittadino e sa i propri temi, di quelli quali sono. Non per noi andare a fare liste del PD, del PD e 5 Stelle, che sono Partiti Nazionali, che l'indomani non interessa niente. Allora noi vogliamo partire dal territorio in cui essere presente e fare presenti che noi ci siamo. Lei dirà, ma voi cosa volete fare? Semplice, noi puntiamo in alto, a monte, non a valle. E soprattutto adesso lo chiediamo alla neocandidata che cosa vuol fare per la città di Patti, quali sono in sintesi, non ce le dica tutte così non svela nemmeno il suo programma, ma insomma la cosa più importante ecco. È aiutare la gente che non può comprarsi, sì, il pane. Perfetto. La cosa più importante è questa. E infatti proprio me. Oggi sul giornale di Sicilia abbiamo intervistato il vescovo che poverino ci ha detto ma qua la fila aumenta. Bisogna ormai aiutare, ecco, questa gente, ecco, ma, per ma fare non ciò soltanto a comprarsi, ecco, il pane, a mantenersi una casa, perché la casa è un diritto di tutti. Ecco. Ma per fare ciò, per ottenere ciò, qual è il suo programma che ha in mente? Programma? Sì, programma, le iniziative per poter cercare di combattere questa. Iniziare dalle piccole cose, iniziare dal piccolo e vai fare il resto. Perfetto, lei la volta scorsa aveva accennato sul fatto dell'agricoltura e del turismo, certo, che debbono essere quelli sono dei tasti che bisogna cercare di studiare in modo positivo, perché abbiamo un paese dove offre turismo e diverse campagne abbandonate. Con questo potremmo farle coltivare e dare anche un po' di lavoro alla gente, ai ragazzi, a tutti questi ragazzi che vanno a lavorare fuori. Iniziare da questo. Certo. Ecco, rispetto alla scorsa volta, alla scorsa intervista, quando lei aveva parlato che già aveva due liste già pronte, ecco, ci sono novità oppure, e se possibile magari cominciare a dire qualche nominativo. I nominativi saranno svelati a tempo, sì, debito. Perfetto. Non al momento, mentre le liste sono ferme a due oppure aumentano? Le liste aumentano? Sono sempre quelle, sempre se ce ne sarà un'altra ce la stiamo studiando. Va bene. Ecco, Presidente, per concludere vuole aggiungere qualche cosa che magari per benissimo non ha voluto dire? No, dico solamente che le leggi ci sono e anche i voti, bastano le persone con la volontà che li applicano. Il politico oggi si è atropizzato nella propria sedia politica e non ha nessun interesse ormai, perché mi chiede un poco oppresso, un poco che vuole. Loro hanno creato il clientelismo, noi siamo contro, noi siamo altrimenti per il bene della società. Per questo ci vogliamo attuare, però chiediamo anche il loro sostegno. Noi ci siamo, auguriamoci siamo anche loro, ma non per noi, ma per tutti. Ospite d'eccezione in questa prima uscita ufficiale, se vogliamo, del candidato a sindaco Maria Teresa Calabrese è il pattese, non bisogna dimenticarlo, Dario Tindaro Vega, che direttamente da Rai 1 viene qui. Quindi proprio sono abituato, quindi, ad un sindaco donna. Ah, bene, allora entriamo subito in argomento. Questo significa un qualche cosa, una sua condivisione, un suo appoggio alla neocandidata?
Allora, diciamo che io la posso appoggiare relativamente, perché anche se sono nato a Patti qualche anno fa, non vivo in questo paese, vivo nel palermitano da ormai da tanti anni, però con la fiction che ho interpretato, soprattutto con il personaggio, potrei dare quel messaggio molto bello che se si vuole si può cambiare. Bisogna avere coraggio, soprattutto trovare le persone che hanno coraggio. Nel caso della fiction era una donna, Violante Placido. Sì. Lei ha qualcosa in comune con Violante Placido: prima di ogni cosa la bellezza. E quindi quando già una donna è bella, già è un punto a vantaggio. Ci sono quelle donne che a volte non sono belle esteriormente, perché poi le donne sono tutte belle. C'è quella che dice, come è capitato a me una volta, una ragazza che si è innamorata di me, ma francamente non era molto bella guardandola, però lei mi ha detto: io sono bella dentro. Ci sta, allora è stata a casa, visto che non sei questa. Sto scherzando. Vabbè, certo, oggi, ma questo come, serve anche per dare una chiave. Come ho scritto io nella mia pagina Facebook, oggi per cambiare ci vuole coraggio e soprattutto ci vuole la gioventù. Ho detto di basta con i soliti politici. Quelli ormai si sono arricchiti, quindi dovrebbero essere loro a fare un passo indietro e dare spazio ai giovani, perché sono convinto che i giovani hanno le idee molto più chiare e soprattutto hanno quel pizzico di onestà che oggi in tutta Italia c'è bisogno. Forse la cosa più brutta che c'è in Italia, la cosa che non funziona completamente, è la giustizia. Oggi funziona più l'ingiustizia che la giustizia, è una piaga terribile. La disoccupazione, i giovani. Io ho due figli che fanno lavori precari, ringrazio Dio che mi dà il lavoro a me per poter aiutare anche loro. Però dico, ma perché una nazione bella come l'Italia, una terra bella, meravigliosa come la Sicilia, i nostri ragazzi devono andare fuori per lavorare, devono andare all'estero? A me molti amici dicono, adesso fai l'attore nazionale, vai più a Roma, a Milano che in Sicilia, perché non te ne vai ad abitare a Roma? Perché la centrale del cinema è a Roma, noi a Palermo non abbiamo Cinecittà, tutti gli attori siciliani per fare i provini vanno a Roma, io non ho mai sentito un attore romano o milanese che viene a Palermo, viene in Sicilia per fare dei provini, e io ho detto no. Io devo fare un lavoro nazionale, l'attore nazionale, stando in Sicilia, perché io amo la mia terra. Io giorni fa ho ricevuto un premio internazionale, si chiama La Pigna d'Argento, appunto per la sicilianità nel mondo. Adesso sono un ambasciatore di questa sicilianità. Ed io non posso parlare della mia Sicilia se abito fuori la mia Sicilia, io la devo vivere la mia terra. Io sono innamorato della Sicilia. E che se ne dica? La mafia, la delinquenza, ma penso che questo sia ovunque. Noi abbiamo scoperto da poco a Roma, c'è la mafia a Roma. Io penso che la mafia a Roma si conosceva da molto tempo. L'hanno scoperta adesso, chissà, perché qualcuno magari ha voluto fare questo passo. Perfetto. Ma la vera mafia sta ovunque. E allora io dico, diamo coraggio a questi giovani. Io non posso dare il voto a... la qui presente Maria Teresa Calabrese. Maria Teresa. Però voglio esortare i miei amici di Patti, parenti di Patti, molti parenti, datele il voto, ma dando il voto dovete dare soprattutto fiducia a questa donna, tanto le elezioni quant'è? Il mandato è maggio, sarà maggio. Anni. Dico, ma il mandato è 5 anni. 5 anni, sì. Ecco, se lei dovesse poi diventare una politica come gli altri, che tratta male il proprio paese, non glielo date più, certo. Ma almeno avete l'opportunità di poter dire abbiamo cambiato, abbiamo anche perché poi è la prima volta nella storia ultramillenaria di Patti che una donna si presenta come candidata a sindaco. Quindi abbiate coraggio anche voi, ecco. Perfetto. Date un voto di coraggio, votatela. Perfetto. E poi mi fate sapere. In conclusione, al pattese Dario Tindaro Vega chiediamo quali sono i suoi programmi per il futuro. Allora, so che ha, ecco, che mi ha colpito che vuole girare un film con attore e attrice pattesi. Allora, sto scrivendo una scenografia, sì. Dove parlo la storia di una ragazza che
cerca di migliorare la propria vita e che purtroppo fa tanti sbagli, anche perché non è aiutata dalla famiglia. Però sbagliando si fa esperienza, sbagliando si fa una corazza, una persona. E quindi vorrei dare coraggio a queste persone che hanno paura di sbagliare. Però forse è meglio sbagliare, crearsi una corazza, che non sbagliare e non vivere. Perché, come dicevo una volta, come dice qualcuno più intelligente di me, non si invecchia andando avanti con l'età, si invecchia smettendo di ridere, sì, e si invecchia smettendo di sognare. Quindi cerchiamo di alimentare questi nostri sogni. Io vado nelle scuole per ora come esempio di una persona che ha sempre insistito, perché ha sempre creduto nelle proprie capacità. Da piccolo ho fatto l'attore, facevo l'attore, poi ho cominciato con le piccole parti, adesso alla mia età, non vi dico quante, finalmente la RAI mi ha dato questa grande occasione, ma proprio perché io ho avuto coraggio di insistere. Ed io ancora non sono cresciuto, ancora devo crescere, perché questo mi è dettato dalla mia voglia di realizzare i miei sogni. Ma dovete credere però nelle vostre capacità, perché se ce le avete le capacità, prima o poi verranno fuori, no? È vero. Mi piace il suo violino. Sì. E pure un'altra bella donna che suona il suo violino. Gli ho fatti la complimenti. Musica è la colonna sonora della vita. Perfetto. Quindi mi raccomando, non vegetate. A volte dice no, ma io sto bene così. No, tu stai vegetando. Invece devi vivere la vita. Perfetto. Devi sbagliare. Però onestamente sentire un patese di origine patese esprimersi in questo modo, con tutta, veramente, con quello che sente dentro, è già una gran cosa. Significa allora, che parte bene o male ha una sua cultura, sì, e una sua tradizione. Potete continuare a seguirmi. Prossimamente su Rai 1 ci sarà un'altra fiction, una fiction di coraggio dedicata alla squadra Catturandi di Palermo, infatti si chiama La Catturandi. Perfetto. Ecco, io sarò presente in quella fiction. Poi passo alla concorrenza a Canale 5, dove c'è un'altra fiction, si chiama Romanzo Siciliano, ed io sarò in quella fiction. Se poi volete andare al cinema, potete andare a vedere il film In guerra per amore, con la regia di Piff, quello che ha fatto La mafia uccide solo d'estate, oppure potete andare a vedere un altro film che si chiama Quel bravo ragazzo. In questo periodo sto girando un altro film, non vi dico il titolo, non per scaramanzia, ma come un titolo in inglese e quindi un buon ricordo. Sono sincero, è un film in inglese, certo. Quindi non me lo ricordo, cioè non è che ho parlato in inglese, è il titolo in inglese. Perfetto, ma non me lo ricordo, quindi lo stiamo girando fra Trapani e Castellammare del Golfo, mentre stiamo aspettando la seconda edizione di Questo è il mio paese. E quello che riguarda Patti e Partinico, ecco, ho letto. Che cosa si tratta, specialmente per quanto riguarda Patti? Si tratta di questa storia di questa ragazza che andava da Patti a Partinico per cercare di realizzare i propri sogni. Perfetto. Ma purtroppo i sogni poi possono anche svanire se non si ha un cuore per portarli avanti. Io sono Lucia Pinzone, sono diciamo quella che mi sono candidata alle ultime regionali alla presidenza. Faccio parte dello staff dell'onorevole Anselmo, che stasera vi manda i saluti, ma è rimasta impegnata a Palermo in una riunione, giovedì bisogna fare il bilancio e quindi ci stiamo un poco dividendo sul territorio. È chiaro che la politica deve cambiare, e quindi, perché così avanti non si può andare, e veramente confidiamo nei movimenti che si stanno organizzando sul territorio, che hanno tutta questa voglia di cambiamento. A loro dico, per esperienza mia personale, o si riuniscono tutti i movimenti o sarà solo una grande dispersione di energie, perché non è il momento di Prime Donne, è il momento della Sicilia, e quindi è la Sicilia che dobbiamo salvare. Ecco, ritornando alle elezioni della città di Patti, come giudicate voi nel vostro ambito la candidatura di Maria Teresa Calabrese? Ma noi riteniamo che sia ottima, la sosterremo per quello che potremo, saremo presenti e ci auguriamo finalmente una donna al posto di sindaco, perché le donne... E ragioniamo in maniera diversa degli uomini, siamo più sensibili, e quindi io sono convinta
che i sindaci donne o comunque una donna in un ruolo politico ragiona in maniera diversa, non scende a compromessi come fanno solitamente gli uomini. E quindi speriamo di averla primo cittadino di Patti.